Saranno 30 gli uffici postali a chiudere i battenti in tutta Italia, 14 in Sicilia, e la provincia che pagherà il prezzo più alto sarà proprio Messina, con la chiusura di 5 filiali. Nell'isola dunque è prevista la chiusura di metà di tutte quelle dell'intero paese. Questo è il nuovo piano di razionalizzazione messo a punto da Poste Italiane. Sull'argomento interviene il deputato regionale del PD Franco De Domenico, che ha presentato un'interrogazione all'assessore alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro Antonio Scavone. Riteniamo, afferma l'esponente del PD, che questo disimpegno sia inaccettabile in una realtà territoriale nella quale il lavoro costituisce una vera e propria emergenza, per di più da parte di un soggetto, nella sostanza pubblico come Poste Italiane, con risultati di bilancio che neanche le banche private possono vantare. Un'altra, l'ennesima emergenza lavorativa che pone il Sud, in particolar modo la Sicilia, ai fanalini di coda. Messina e il Sud, continua il deputato, non possono perdere nessun posto di lavoro pubblico né ricevere servizi non adeguati agli standard del resto del paese. Questo ridimensionamento operativo rappresenta un grave danno sociale in un contesto territoriale già caratterizzato da un elevato livello di disoccupazione. Il messaggio di De Domenico è chiaro e diretto al governo regionale affinché chiarisca quali iniziative intenda assumere e in che tempi.